stato un tripudio di colori, musica, divertimento e buon cibo, il veglione della gruppa organizzato dalla Proloco Fan Fortune alla Bocciofila La Combattente di Fano. Circa 500 persone e 16 mascherate hanno dato vita sabato scorso ad una serata speciale all'insegna dell'allegria e della spensieratezza. Dopo la sfilata e l'esibizione dei vari gruppi in gara, sono state premiate le mascherate più belle ed originali. Ad aggiudicarsi il maggior punteggio, ottenuto dai voti dati da un'attenta giuria capitanata dal sindaco Seri, è stata quella dedicata alla Brexit, From London to Metauriglia. È arrivata anche la Brexit, abbiamo la scorta della regina con la sua auto reale, è proprio il corteo reale che si sta muovendo verso Metauriglia, dove decide di risiedere per tutta la vita. Essere premiate anche le migliori gluppe, ovvero le specialità culinarie preparate in casa e portate alla festa. A vincere sono stati i Cammina Puffi della frazione di Camminate, secondo classificato il gruppo dello Zecchino d'Oro e terzi gli amici dell'associazione Quaid là dal fiume. Secondo me questa è la grande tradizione del Carnevale di Fano, dove ogni persona si può veramente divertire, un evento molto popolare che è cresciuto negli anni, che rispecchia le nostre tradizioni e che fa divertire tanti. Poi vedere tanta gente che si vuol mascherare, si vuol divertire, si dà tanto da fare in queste sfilate delle mascherate e vuol vincere il suo premio, è veramente fantastico, lo fa veramente per dare onore al Carnevale di Fano, quindi veramente soddisfatti di questa bellissima serata. Il veglione della gruppa ormai ha veramente tantissimi anni, quindi andrà avanti per altri tanti anni e credo che crescerà sempre di più.